su onda il mare mi ha... Sono un po' emozionato di fare questo concerto. La storia proprio del film nasce da una mia suggestione, quella di voler sentire suonare su una nave merci. Sulle navi da crociera ovviamente si suona, si balla, si canta, ma sulle navi da crociera immaginiamo ben altro. Così questa piccola idea di far suonare dei marinai sulla nave merci ha fatto partire tutta la storia che poi abbiamo sviluppato, creato i personaggi, eccetera, eccetera. Perché non ha preso l'aereo? Dimmi una cosa, ma tu sei più cuoco, più psicologo o semplicemente cacacazzi? Abbiamo cercato di creare due personaggi che all'inizio fossero distanti e contrapposti per poi raccontare il loro avvicinamento, e l'abbiamo raccontato con una vera e propria sovrapposizione, perché infatti uno prende l'identità dell'altro. Lei è una corda vocale bloccata. Mi servono i soldi, sto concerto lo devo fare. Io devo trovare uno che lo fa a posto mio. E se non posso cantare, la colpa è tua. Io sono la responsabile del concerto. E il signor Cristofori dov'è? Dov'è? Gian Cristofori? Sono io. Gilla è una persona che ha passione per la vita. Io sono molto simile da lei. E io vado per la vita facendo le cose che più amo: cantare, ballare, recitare. E mi piace perché Gilla è sempre con il sorriso, è curiosa, sognatrice. E quindi ho pensato che io poteva fare molto con questo personaggio. Mi encanta, saca, saca, saca. È spettacolar. Mi encanta. È molto buono. Tu che dici? Sì, sì, mi piace l'artista e la sua assenza. Interessante. Un manifesto senza l'artista. È stato determinante l'incontro con Luz Cipriota, perché era un personaggio piuttosto complicato. Non ci speravamo proprio di trovare questa corrispondenza e questa possibilità e abilità, sia a livello di umanità e sia a livello proprio di capacità, sì, no? Poi abbiamo trovato Luz e il film ha chiuso il suo cerchio. Hola, Rosalba. Per me ci hanno creduto. Andiamo a sprigionare il tuo sex appeal da troppo tempo sopito. Dopo il concerto dobbiamo parlare. Lei, signore, c'è Cristoforo. Sta facendo l'organizzatrice del concerto, ma veramente lei sta cercando suo padre. Cioè, lei ha una situazione di identità che deve risolvere. Lei vuole sapere chi è questo padre italiano. E quindi farà di tutto per conoscerlo e anche un po' vendicarsi per aver abbandonato lei e sua madre 30 anni fa. E quindi ho sentito che il personaggio era veramente interessante da fare, anche con la sfida di recitare in un'altra lingua. Ora sai il mio segreto. Hai una figlia. Ma mi state prendendo in giro? Where do I go down? 'Cause I dream so good. Flying very easy when I dream about you. Mi sento più di spingere più un'ironia, una dolce ironia. Sento che quella è un po' il mio sound. Anche se poi apprezzo, voglio dire, no? La comicità più cattiva e il cinismo. Per cui direi che il mio obiettivo principale è quello di raccontare delle storie o cantare delle canzoni che possano essere contemporaneamente un po' ironiche e un po' malinconiche, perché quello è il tono che prediligo. Deve fissare il vuoto ogni tanto, che il pubblico deve pensare: ma questo dopo cazzo guarda. Ma sai che può funzionare, perché si distrae dal pensiero: ma questo come cazzo canta.